agire ora contro la crisi o ci saranno gravi conseguenze per tutti. Borse asiatiche in forte rialzo dopo l'accordo delle banche centrali. Londra espelle i diplomatici iraniani dopo l'assalto alla sua ambasciata a Teheran. Anche l'Italia potrebbe chiudere la sua sede. Egitto, i primi risultati delle elezioni. Si profila un successo dei fratelli musulmani delle formazioni islamiche. Spagna, condannato a 17 anni di carcere, El Gordo, il giovane che nel 2008 uccise la studentessa padovana Federica Squarise a Loret de Mar. Buongiorno dalla TG1, verranno varati lunedì e saranno all'insegna dell'equità sociale le misure anticrisi per la crescita di tutti. Dobbiamo agire ora, altrimenti le conseguenze saranno gravi per tutti, ha detto Monti a Bruxelles alla riunione dei ministri finanziari dell'Unione Europea. La corrispondente Mariolina Sottanino. L'appello ha un senso collettivo di urgenza e di responsabilità. Se l'Italia manca questo passaggio o fa meno di quello che dall'Italia ci si attende, le conseguenze sarebbero molto gravi per tutti. Agire subito e con decisione, adottando misure fiscali e misure strutturali, non entra nei dettagli il Presidente del Consiglio Monti, che come titolare dell'economia, sul fianco il Vice Ministro Grilli, ha illustrato. Thank you.